E ciao a tutti amici, io sono Axel, oggi ho regalato di Sera da Sole, sono qui a presentarvi, felicissimo, un nuovo squad builder, che è uno squad builder, devo dire, abbastanza importante, perché questa, la squadra che io andrò a presentarvi, è secondo me la migliore squadra, appunto, che si utilizza se si usano le skill di tutto FIFA. Ora, innanzitutto c'è da dire che non ne ho provate tantissime, però secondo me questa squadra merita e ci tengo anche a sottolineare che dunque sto facendo un video da un punto di vista soggettivo, non è detto che questa sia la migliore, ma io la ritengo tale. Comunque, prima di partire volevo dire un paio di cose. Prima è che vi volevo ricordare come sempre di passare da onefifa.com se siete interessati a comprare anche di FIFA e di utilizzare il discount code AXEL con 2 per avere un ulteriore sconto sul prezzo fisso, se possiamo dirlo così. Secondariamente vi volevo ringraziare perché ho già fatto un video di ringraziamento ieri, ma non smetterò mai di ringraziarvi. Grazie per tutte le cose che fate, per tutto il supporto che mi state dando e per il supporto che mi avete dimostrato al Games Week. Sono davvero strafelice. E bene, ciancio, andiamo, partiamo subito con la squadra. Guardatela un po', oh mio Dio. Allora, andiamo a presentarvi. In porta troviamo il Bomber Yoris, pagato la bellezza di 35.000 crediti. Lui l'ho utilizzato solamente per 3 partite, perché prima utilizzavo Szczęsny, non avendo i crediti, e devo dire che mi ha entusiasmato alla stragrande. Davvero forte, se avete i crediti provatelo. Passiamo alla difesa. Come tuo difensore centrale, utilizzo da una parte Mangala, che secondo me è fortissimo, e dall'altra Koscielny, che è indescrivibile. Veramente un duo fenomenale. Passiamo invece ai terzini. Prima di presentarli, ci tengo a dire che questa qua è un'ibrida, quindi troverete magari dei giocatori abbastanza strani che sono messi lì per fare intesa, ma sono comunque davvero bestie. Infatti, il primo di questi è Torres Nilo. Torres Nilo, terzino sinistro del Tigres, che ragazzi, è buggatissimo. 5 partite, 0 gol e un assist, ma si trova sempre al posto giusto nel momento giusto. Come terzino destro utilizzo Danilo, che utilizzavo già in precedenza. Vabbè, lui è fortissimo su ogni FIFA e ha delle statistiche veramente che fanno esaltare. Infatti, le ha praticamente tutte sopra il 75 e per essere un 77 orno raro è veramente una bestia. Passiamo invece a 2cc. Da una parte utilizzo Molina, che in 5 partite mi ha fatto 0 gol e 2 assist, e dall'altra Héctor Herrera, che lui è fenomenale. Veramente questa squadra è costituita da dei giocatori che all'apparenza sembrano scarsi, ma che in realtà sono bestie. Herrera in 5 partite mi ha fatto 2 gol e 2 assist. Passiamo invece al COC. Come centrocampista offensivo centrale utilizzo Kermiti, che ho pagato la bellezza di 21.000 crediti, ma questo perché? Perché infatti Kermiti mi darà tripla intesa alla punta di questa squadra, al Yasin Chikawi. E appunto, dato che mi dà tripla intesa, è un giocatore che magari è richiestissimo e appunto per questo il suo prezzo è così elevato. L'ho trovato, mi sembra, a 21.000 crediti attaccante, quindi ATT, e poi gli ho cambiato ruolo. Ma vi posso assicurare che come COC merita un sacco. Infatti in 28 partite mi ha fatto comunque 8 gol e 10 assist e in più ha 4 stelle di mossa abilità. Ma passiamo un attimo al trio d'attacco, perché come ala sinistra utilizzo Michael, credo che si dica così, Arroyo. Pagato 25.250 crediti, 5 partite, 2 gol e 2 assist. E ragazzi, a parte che lui mi è stato consigliato da un macello di persone, ma secondariamente mi diverto un macello ad utilizzarlo. Come ala destra invece utilizzo Kelvin, ma può capitare che lui non garbi a tutti, infatti ad alcune persone non piace. In questo caso voi cosa dovrete fare? Vi andrete a prendere Quaresma, che costa anche tipo 32 volte di meno, perché infatti Quaresma all'incirca costa di 1000 crediti, invece Kelvin 32.250, comunque anche lui Kelvin in 5 partite mi ha fatto 5 gol e un assist. Ma passiamo alla punta, la punta per eccellenza di questo gioco, Chikawi. Altezza 189 cm, anche se non vi interessa. In 28 partite mi ha fatto 51 gol e 19 assist, 5 stelle di piede debole, 5 stelle di mossa abilità. Ragazzi, squadra fenomenale, ma direi di andare a provare insieme. Primo sfidante di oggi, andiamo a vedere la squadra. 100 di valutazione, se non è vero, 100 di intesa, 73 di valutazione. Quanto becca l'attaccante del West Bromwich! Comunque, Premier League mista alle lighe inferiori, se non mi sbaglio, sembra abbastanza buona comunque. Calvin, Calvin recupera il pallone. Punta 1, scarta, avanza, non è vero. Oddio, palla per Molina che vede Chikawi, Chikawi, Chikawi. Lo scarta e c'è già il gol! 1-0, Yassin si porta in vantaggio. Avanza Herrera, ne scarta 2. Passa Kelvin, Kelvin, i gradi Kelvin, passa ancora per Herrera, che ne scarta un altro, palla lì Arroyo! Non so se sia Arroyo o meno,
Invece forse non lo so, comunque ci portiamo in vantaggio 2-0. No, mannaggia, 2-1. Kelvin. E c'è il gol di Kelvin, 3-1. Ci serviva, diciamola così. Kelvin, ancora, scartati già due, avanti per il terzo. Lo scarta anche il terzo. No, ho sbagliato, invece no, scarta anche lui. Kelvin, col portiere mio. No, perché? Perché ho fatto... Oh, ancora Kelvin, ora Kelvin. No. Yassin. What a goal! E il Chicago avanza. Tutti! Oddio! No, li ha scartati tra tutti! No! No! Sì! E c'è il gol! 5-1! Pensavo fosse rigore! Questa va a finire nel tutorial. Me lo sento. Vediamo. Chikawi! E c'è il gol! Mamma mia! Yassin! 6-1! Secondo ed ultimo avversario di oggi che devo studiare, 4-3-3, Serie A, mi sto stiracchiando, all'apparenza buggata ma anche forte, speriamo di stragiare anche qua. Che poi non ho ancora capito che se sia Cermiti o Kermiti, boh. Intanto, Cermiti o Kermiti! No, che parata ha fatto! E aveva per Kelvin! Che passa in the middle! Kelvin ancora lui con la palla! Ne scatta altri due! Parata! Ma dai! Oh, chi è il suo portiere? No, rosso! A Gesù pure! Proviamoci così. Cos'è? E c'è il gol! Grandissimo! Schema proprio che avevo in mente, certo! Sì! Bravi così vi voglio. Bravo così Arroyo. Così 2-0 in 10 contro 11. Dai, su. Ed è finita ragazzi. Abbiamo fatto poco o nulla in questa partita. Solamente giocando in 10 mi sono trovato abbastanza in crisi, dovendo anche fare tante skill. Comunque detto questo, spero che il video vi sia piaciuto. L'ho fatto, non dico di fretta, però appunto ora devo editarlo in fretta, perché devo studiare. Quindi spero che il video vi sia piaciuto. Lasciate un bel mi piace, arriviamo a 4.000 per questo super squadrone. Poi forse può capitare che il prossimo video lo carichi giovedì e non mercoledì per mancanza di tempo. Quindi detto questo, io vi saluto e vi dico potente, palla e sera nel prossimo video. Ciao a tutti!